Buonasera, ben ritrovati. Questa è Respubblica, l'appuntamento con l'approfondimento politico, economico e sociale di Cusano Italia TV, del canale 264 del digitale terrestre. Come sempre, in mia compagnia, Valerio Toma. Ben trovato, Buonasera, Valerio. buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Valerio, una bella puntata da affrontare anche Una puntata oggi, molto interessante, sì, che tanti argomenti. tanti argomenti, ma uno lo affrontiamo subito perché non vogliamo far aspettare il nostro ospite, che è già in collegamento con noi, ma il titolo in alto a destra, il vostro teleschermo, lo preannuncia tu per tu con la ministra e andiamo a scoprire attraverso questo video di chi si tratta. Grazie. Un ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto accessorio. Per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative, dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità. Che bella la passione politica, mi viene da dire Certo. così, rivedendo queste immagini, perché le emozioni, quando entrano a far parte di una responsabilità politica come quella di un ruolo di un ministro, significa che ovviamente alla base c'è un'enorme passione politica, in questo caso anche un vissuto biografico professionale. Salutiamo e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, la ministra Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, ben trovata. Grazie, grazie. Buonasera, Ministro. Grazie, buonasera Ministro. Perché vede, rivedendo poi questo video, che qualcuno ha messo anche, insomma, ha voluto anche criticare, ma si sa che la speculazione politica entra un po' tutto, si coglie un aspetto che forse è stato un po' sottovalutato. La commozione in lei scatta nel momento in cui parla della sua storia. Cioè, quello che forse si è compreso poco, che il suo era sì un momento di gioia per quel provvedimento, ma era un momento di gioia per tutto quello che aveva vissuto. Da sindacalista, per tutto quello che aveva visto, per tutte magari le sconfitte che c'erano state nella sua vita di sindacalista, in essere riuscita a fare determinate cose, no, ministra? Credo di aver colto, insomma, un po' il senso di quel momento. Certo, lei ha colto molto bene e io devo dire che francamente sono stupita da tanti che hanno pensato di giudicare il momento di emozione, perché ritengo queste persone incapaci di riconoscere negli altri umanità, nel riconoscere valori, nel riconoscere anche la forza che sta dietro la capacità di emozionarsi, perché soprattutto chi svolge una funzione pubblica non deve essere costretto a negare le proprie emozioni. Io credo, non voglio dire che è un punto di forza, voglio dire che semplicemente gli esseri umani sono capaci anche di gioire e di vivere, a prescindere dalle funzioni che svolgono. Ecco, il ruolo del lavoro nel sindacato è un lavoro duro, a contatto con il lavoro, con le sofferenze, con le battaglie. Il sindacato dei braccianti, poi, da quello che mi hanno raccontato, è proprio un mondo a parte, di una durezza fuori dal comune. Lei, donna, giovane donna nel sindacato dei braccianti, ci racconta un po' com'è nata questa storia che comunque ha una sua particolarità proprio nella storia del sindacato, no? Non è così usuale vedere una donna a contatto con i terribili e arrabbiati braccianti. Beh, questa diciamo è una storia che poi è la mia storia. Io Certo. ho conosciuto il lavoro, l'ho conosciuta da giovanissima e ho conosciuto anche la reazione contro lo sfruttamento e l'ho praticata da quando ero una giovane, una giovanissima ragazza che ha iniziato a lavorare. E poi tutto è diventato, come dire, normale, perché quando ritieni che il sfruttamento è così brutale da non essere sopportabile,
e quando ritieni di dover contrastare certe pratiche di sfruttamento, registri vittorie ma anche tantissime sconfitte, registri la debolezza nel momento in cui devi reagire e le persone ti lasciano prendere dalla necessità della sopravvivenza, e anche quella che è ritenuta una lotta giusta non viene fatta, e alla fine devi stare a casa un pezzo di salario per portare avanti la famiglia. E queste reazioni, la necessità di contrastare, che io avvertivo proprio come una necessità, quella di contrastare lo sfruttamento brutale dei caporali, mi ha portata spesso a mettermi, anche se ero ancora una bambina, a mettermi in nella condizione di organizzare le iniziative, di organizzare la contestazione. E questo poi è stato individuato dai sindacali che mi hanno proposto di svolgere la funzione di rappresentante, e da lì poi è venuto fuori un percorso di vita che per me è stato davvero un percorso importante, perché fare la dirigente sindacale dei braccianti, io sono stata la prima donna a fare il segretario provinciale dei lavoratori dell'agroalimentare in Puglia, in provincia di Lecce, per me è stato un percorso che mi ha dato tanto. Da lì ho preso la forza, quello che sono lo devo a tante battaglie fatte, a tante persone umili che hanno creduto e mi hanno supportato nell'organizzazione delle iniziative e anche nell'avere quella capacità di mettere insieme valori profondi, radicali, con il pragmatismo di chi sa che i risultati, le condizioni difficili si cambiano passo dopo passo, cercando di spostare sempre più avanti la necessità di avere dei risultati, di incominciare a costruire soluzioni che portano poi a dare risposte definitive. Certo, torniamo all'attualità e certo, lo facciamo dopo aver ascoltato questo passaggio che io ritenevo fondamentale anche nella presentazione del ministro Bellanova. L'attualità ci parla di dati. L'attualità ci parla di dati proprio in merito a una misura che lei ha fortemente voluto, ministra, che abbiamo visto anche nel video, ovvero la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. Abbiamo un cartello che ci racconta un po' come sta andando questa misura in termini di domande. Ecco, lo leggiamo insieme. Nel primo mese di applicazione sono state inviate oltre 80.000 domande, l'88% nel lavoro domestico, quindi tra badanti e colf. Appena 8.310, quindi il 12%, riguarda però rapporti di lavoro subordinato, soprattutto nel campo dell'agricoltura, e solo 54 nel settore della pesca. Questi sono dati forniti dal Ministero dell'Interno. Ministra, le volevo chiedere come mai le domande non decollano, soprattutto per quanto riguarda il comparto agricolo, in cui si parlava di un obiettivo, regolarizzare, mi corregga se sbaglio, 150.000 lavoratori in nero, stranieri. Guardi, l'obiettivo io non ho mai dato un numero preciso, perché noi sappiamo che ci sono in Italia tantissimi lavoratori e lavoratrici che sono costrette ad avere un rapporto di lavoro non regolare. Molte aziende cercano di avere rapporti legali, sono alcune aziende che decidono di sfruttare, altre che ricadono nelle grinfie del caporalato, che insisto nel dire è criminalità organizzata. Il caporalato è un sistema mafioso che ricatta i lavoratori e sottomette le imprese. Allora, di fronte a questo, noi dobbiamo avere chiaro che per un lavoratore che è rinchiuso nei ghetti, che è stato messo in condizione di sentirsi irregolare, di non avere un'identità perché non ha più un permesso di soggiorno per dimostrare chi è, da dove viene, che cosa vuole fare, queste persone farli uscire dai ghetti e farli andare a fare la domanda per chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, hanno bisogno intanto di essere informati. Per il pezzo del lavoro domestico, dove pure c'è
il caporalato, perché non tutte le famiglie hanno scelto in autonomia di avere una persona, altre sono arrivate ad avere quelle persone attraverso associazioni, attraverso sistemi che hanno alla fine deciso di ricattare anche queste persone. Molte donne lavorano nelle famiglie e la sera, quando finiscono il lavoro, ricadono vittime delle associazioni che hanno somministrato quella manodopera. Ma nelle famiglie si accede più facilmente all'informazione. Chi sta nei ghetti, chi dopo 12-13 anni è rinchiuso in casolari o in dove non c'è l'accesso all'acqua, al gas e alla luce, è molto più difficile che si raggiunga l'informazione, e allora è più difficile che arrivano a fare le domande. Per questo io dico, intanto è un risultato importantissimo che in questo momento oltre 80.000 persone hanno utilizzato questo strumento per regolarizzare la loro posizione. C'è tempo fino al 15 di agosto, noi dobbiamo fare ogni sforzo per informare quanto più è possibile queste persone della possibilità che hanno di chiedere un permesso di soggiorno. Se hanno un datore di lavoro con il quale hanno un rapporto irregolare, possono regolarizzare la loro posizione. Quelli che non troveranno nessuno che li accompagnerà, perché magari sono stati tenuti in una condizione di schiavitù, possono farlo da soli accedendo allo strumento del permesso temporaneo, che potrà essere trasformato in permesso di soggiorno per lavoro nel momento in cui avranno un contratto di lavoro. Questo è l'impegno che io sto andando avanti, che ho chiesto a tutti i miei colleghi, anche a tutto il volontariato e alle organizzazioni sindacali, e chiedo anche a quelli che stanno criticando questa misura, che non è perfetta. Io ho dovuto fare una battaglia molto difficile all'interno del governo e tra i partiti di maggioranza, perché molti questo strumento non lo volevano, perché c'era paura di avere le contestazioni, perché in questi anni in questo paese si è investito molto sulla cultura dell'insicurezza, della paura, del perso, del contrasto rispetto agli immigrati. E aver portato a casa una norma che dice alle persone che potete uscire dalla visibilità chiedendo questo giorno per me un grande risultato. No, ma assolutamente, ministra. Beh, questo punto è stato importante anche per spiegare questo aspetto, che allora creare un porto di approdo, ovviamente non è detto che poi tutte le barche in difficoltà arrivano in quel porto, va segnalato il porto, e soprattutto ci sono coloro che controllano quelle imbarcazioni che gli dicono no, tu non ci vai a quel porto, tu continui a fare quello che dico io. È chiaro che bisognerà lavorare, ma intanto il porto l'abbiamo realizzato. Poi ovviamente sarà compito del governo, come ha detto lei, anche degli altri ministri, creare dei presupposti affinché ci sia questo faro che illumina il porto per arrivare a questo brodo. A brodo, tra l'altro, le battaglie condotte in seno alla maggioranza le conosciamo bene, è stato un duello rusticano, potremmo dire. Lo stesso che riguarda forse i decreti sicurezza, lì ancora, ministro, anche se voi di Italia Viva vi battete strenuamente, ancora non si riesce bene a passare. Ma bisogna dare segnali e bisogna darli subito. E mi fa piacere che il presidente Conte, anche in queste ore, sta dichiarando che la battaglia che noi stiamo portando avanti è una battaglia giusta e che sostiene, perché i decreti sicurezza, dobbiamo chiamarli per quelli che sono, decreti insicurezza. Sono quelli che hanno portato tante persone a ricadere nella invisibilità. E allora noi dobbiamo fare un intervento coraggioso, perché chi svolge funzioni pubbliche di rappresentanza, funzioni istituzionali, ha il dovere di avere fatti. Io non posso chiedere ai lavoratori, alle lavoratrici, ai cittadini immigrati, come ai cittadini italiani che cadono vittime del caporalato, di avere il coraggio di ribellarsi, che significa dire a quelli che si arricchiscono sulla tua pelle: io riprendo la mia vita e utilizzo lo strumento che mi può far vivere nella legalità e con rapporti di lavoro regolare. È una richiesta di coraggio forte che si fa a queste persone, e di fronte a questa richiesta chi ha funzioni come le mie ha
il dovere di essere coraggioso, non di avere paura delle contestazioni. E allora io dico a tutta la maggioranza, forza, bisogna cambiare quelle leggi ingiuste e non solo per quello che giustamente e mirabilmente ha segnalato il Presidente della Repubblica. Quelle leggi vanno in gran parte cancellate perché hanno portato questo Paese a perdere pezzi importanti di dignità e di umanità che noi invece dobbiamo recuperare. Ministra, ci avviamo verso la conclusione di questo colloquio perché ha degli impegni. Le volevo chiedere che comunque c'è anche l'altra parte, diciamo che non è solo questa molto importante che riguarda questo tipo di lavoro. Quello di cui lei si occupa ovviamente sono le politiche agricole. Nel decreto rilancio c'è ovviamente una parte dedicata a questo, è soddisfatta? Le misure che sono state inserite le portano a concludere che si potrà aiutare questo comparto che ha risentito ovviamente anch'esso del lockdown, ministra? Ma io mi sono battuta per far riconoscere che questa filiera, quella che io ho definito la filiera della vita, la filiera agroalimentare, quella che ci ha messo in condizione di avere momenti di normalità quando nulla in questo paese era normale, e la possibilità di mettersi a tavola e avere le stesse abitudini alimentari per andare a fare la spesa e trovare una verdura, una frutta che era stata raccolta ed arrivava fresca sulle nostre tavole, era un momento in cui nelle famiglie si recuperava appunto il senso della normalità. Questo significa che stiamo parlando di una filiera strategica che ha bisogno di essere sostenuta e rafforzata, perché questa filiera è la filiera della modernità, non dell'arretratezza. Ed è per questa ragione che mi sono battuta per portare risorse importanti per sostenere le filiere, soprattutto quelle che hanno sofferto di più nel momento dell'emergenza sanitaria. Ho fatto una scelta molto semplice. Tanti si chiedono come fare, che intervento mettere in campo per sostenere le imprese con la liquidità immediata, per sostenerle rispetto alla necessità di ridurre i costi. Ho destinato 430 milioni di euro al non pagamento dei contributi per 6 mesi, riduzione di tasse per 6 mesi alle imprese del florovivaismo, degli agriturismi, alle imprese apicole, alle imprese che producono birra artigianale, alla zootecnia, perché queste imprese noi dobbiamo sostenerle, perché in queste imprese si costruisce ricchezza e si difendono posti di lavoro e se ne possono creare nuovi, soprattutto per i ragazzi che hanno competenze di cui questo settore ha bisogno. Sbagliano quelli che pensano che se non c'è niente altro da fare si può andare a lavorare in agricoltura. È vero. Il detto braccia rubate all'agricoltura non deve essere pronunciato in presenza della ministra. Assolutamente no, perché è razzismo, perché questo è non riconoscere la dignità del lavoro, perché anche i lavori, ed è stato dimostrato, come dicevo prima, nel momento in cui ci siamo seduti a tavola e abbiamo mangiato un piatto di verdura fresca o abbiamo mangiato un frutto fresco. Sono lavori umili che si portano appresso competenze e professionalità che noi dobbiamo riconoscere, così come dobbiamo riconoscere che tanti imprenditori agricoli non solo vivono nella legalità e si sforzano per portare avanti le loro imprese, ma hanno dato un contributo importante a questo paese nel momento tutti avevamo paura, altri imprenditori sono stati invitati a chiudere e questi imprenditori invece hanno dovuto dare coraggio alle loro famiglie e anche ai loro dipendenti per dire andiamo avanti, perché siamo in questo momento insieme alla filiera sanitaria l'ossatura portante di questo paese. Bene ministra, noi ringraziamo, che piglio, complimenti, mi sa che in consiglio dei ministri quando tocca a lei non vola una mosca, è così, anche il premier Conte credo che abbia un po' più di timore reverenziale nei suoi confronti. Arrivata alla mia età c'è bisogno di mettere in campo quello che si è appreso e c'è bisogno di restituire quel tanto certo. Che ha avuto, perché lei ha iniziato ricordando la mia vita, l'inizio della mia attività lavorativa, e io sono stata e sono una donna fortunata perché ho conosciuto la parte più brutale del lavoro, quella dello sfruttamento più arrogante,
ma ho avuto la fortuna di avere poi un percorso che mi ha portato ad svolgere adesso le funzioni di ministra. Io ogni giorno che metto piede in questo ministero mi ricordo che devo restituire a questo paese quel tanto che ho avuto. Grazie ministra, grazie. Queste sono parole importanti in generale, grazie davvero a Teresa Bellanova, le auguriamo buon lavoro e ci farà piacere rifare il punto con lei di questo comparto così importante che è il mondo dell'agricoltura in Italia. Buona serata, grazie. Presto, grazie. Buona serata ministra, grazie. Buon lavoro a voi. Grazie, grazie alla ministra Teresa Bellanova, ospite di Res Pubblica qui su Cusano Italia TV, insomma, un bel carattere, una bella carriera. Da bambina, anche, no? Da sì. Bambina nei campi, sì. Sindacato dei braccianti. Si può dire una guerriera da questo punto di vista, perché ha combattuto in prima linea sì. Con... per appunto tutelare i diritti dei braccianti, ma ha anche parlato dei proprietari delle aziende agricole sì. Che in questo periodo hanno dato un grande contributo nonostante le difficoltà. E noi vi lasciamo con questo servizio che racconta appunto le paure, le sensazioni dei proprietari delle aziende agricole. Guardate, e a tra poco. La speranza è che la totale riapertura di ristoranti, agriturismi e mercatini a chilometro zero possa ridare vigore al settore agricolo della provincia di Salerno. Sono molte le imprese agricole del Salernitano che hanno avuto una diminuzione delle attività a causa della pandemia che ha sconvolto i mercati, provocato un crollo delle vendite ed imposto chiusure forzate. Nessun comparto del settore agricolo ne esce indenne, denuncia la Coldiretti. Il presidente di Coldiretti, Vito Busillo, ci spiega come le imprese salernitane hanno affrontato la crisi. Abbiamo affrontato come tutte le aziende in Italia, nella Piana del Stele e in provincia di Salerno c'è una qualificazione aziendale. È evidente che all'inizio tutte le aziende hanno avuto problemi, sono andate in sofferenza, immaginiamo la zootecnia, immaginiamo tutto l'aspetto diciamo, della piccola distribuzione, dei mercati chiusi, dei mercatini, ma anche l'aspetto della quarta gamma ha sofferto. All'inizio sembrava che le cose andavano diciamo, normalmente, poi abbiamo dovuto constatare che c'è stata una riduzione del 40, 45, talvolta anche del 50%.